La mia esperienza di doppiaggio è stata brevissima, intensissima. Gennaio scorso siamo andati a Roma, eravamo una cricchetta di 7-8 così per doppiare questa Pimpa, e a me è toccato proprio il ruolo della Pimpa. È stato terribile i primi giorni perché eravamo dei somari patentati, ma proprio patentati. Però abbiamo avuto la grandissima fortuna di avere come direzione alla direzione del doppiaggio la Fabrizia Castagnoli, che è bravissima, è gentilissima, comprensivissima, e ci ha praticamente fatto scuola lì, ci faceva vedere lei, ci ha motivato, entusiasmato in tutte le maniere, per cui insomma alla fine ci siamo riusciti, con veramente sudando 18 camicie, però ce l'abbiamo fatta a fare una cosa decente. Le prime puntate erano un disastro, le volevano rifare. No, le prime le rifacciamo, non avete ancora trovato i personaggi. Cioè, anche trovare il personaggio è una seccatura. E io avevo solo la Pimpa da fare, ho fatto pochissime altre cose. Il lavoro degli altri è stato terribile, perché dovevano fare ogni giorno un personaggio diverso, quindi trovare una voce diversa, trovare un'intenzione diversa. È un lavoro affascinantissimo. La voce della Pimpa in italiano era molto caratteristica. Abbiamo trovato una vocina particolare, un po' nasale, un po' goffa, così che la rendesse simpatica e che non lasciasse rimpianti per la voce molto caratteristica che aveva in italiano, e che era più o meno questa. Più o meno. Oh, io mi sono divertita come una bambina buona, comunque. Guarda, in quei giorni parlavamo molto di quanto sarebbe stato bello doppiare Zorro in sardo. Zorro in sardo, mi piacerebbe moltissimo farlo, fare la fidanzata di Zorro, stai scherzando? Cioè, mi piacerebbe moltissimo.